Nel palcoscenico andiamo a vedere le scenografie del teatro della Carmen, ecco. Poi ci danno da mangiare, vado a mangiare, che schifo, è acqua calda con un po' di pane forse, una muffa, ok? Mangio questo e quando mangio questo, il sorriso che ho perché avevo fame è questo, Ma arrabbio e comincio a protestare, prendo il bicchiere con la mano e batto. Dopodiché che cosa accade? Dopo aver fatto questo, non possiamo cantare con questo perché sennò facciamo le percussioni dell'orchestra, qualche misura prima che adesso il nostro maestro vi dirà, smettiamo di battere. Oh, mi trovo alle spalle delle scenografie della Carmen, al Teatro della Fortuna. Sto percorrendo questa scala allestita per l'occasione e qui davvero mi sembra di salire sugli spalti di un castello. È una visione del teatro unica. Abbiamo i bambini in questo momento che stanno provando Nous marchons comme les soldats ed è un'emozione. Spero che venga trasmessa questa mia emozione a tutti voi. È una cosa straordinaria. Eccomi qua, sui bastioni della Plaza de Toros di Siviglia in questo momento. Sono meravigliosi. E quest'opera de Bizet sono 4-5 opere liriche, tutte comprese in una. Un capolavoro assoluto. La Carmen, sta zingara, questa gitana, che prima si innamora di questo brigadiere dei gendarmi, e lui non è per niente innamorato, poi lo ammaglia e, come si dice in fanese, fa una fatura, e tira una rosa che l'aveva custodita in un posto che se vuol dire, tra i seni, diciamolo, va. E lui da quel momento non può più fare a meno di lei, la pensa giorno e notte. E quando si presenta l'occasione, si innamora come un testone proprio. Continuo a percorrere gli spalti delle scenografie. Ci sono i drappi lasciati, abbandonati, qui è un misto, qui questa dovrebbe essere la fabbrica dei tabacchi, da dove esce Carmen, tutta sudata per il lavoro, arrabbiata con la compagna, con l'operaia, alla quale poi darà un colpo di coltello e per questo verrà arrestata Carmen, arrestata da Don José e il brigadiere che si innamorerà di lei perdutamente. E in questo caso la regia dà un taglio particolare, c'è anche un biliardino, un calcio balilla un po' inusuale per l'epoca della Carmen. Ma lasciamo al regista di esprimersi come meglio crede.
Quando vedete questa scena, cominciamo a battere. E qua, via, qua. Ok, siamo qua. Poi, che cosa succede? Smettiamo di fare questo rumore perché cominciamo a cantare.